Lo stand dei baci è pronto a fare affari! Ancora! Non credevo che sarei stata tanto nervosa. Vi starete ponendo qualche domanda? Lasciate che vi aggiorni. Finita la scuola, Noah e io abbiamo passato tutta l'estate insieme. E poi, esattamente 27 giorni fa, il mio cuore è volato ad Harvard. Mi manchi, idiota. Tu di più. E rieccomi al primo giorno di scuola. Ehi, arrivano. Oh mio Dio, Ellen, come stai? È pieno di bellissime ragazze ad Harvard. Ragazze navigate. Mi dispiace per te, Noah. Non ci siamo lasciati, però. In casi come il vostro, lasciarsi è una cosa che avviene in automatico. In automatico? Certe volte detesto la scuola. Quello nuovo, quel Marco, è davvero succulento. Le OMG avranno detto in un centinaio di modi diversi quanto Marco sia da sgranocchiare. Piacere di conoscerti. Ma ho appetito, quindi prenderò qualcosa da sgranocchiare. Davvero divertente. Lì e io sogniamo di andare alla Berkeley. È lì che le nostre mamme sono diventate amiche. Ti divertirai, vedrai. Magari potresti venire qui con me. Questo sì che è un bel problema. Ti aiuto? Cavolo, no! Ci serve Marco allo stand. Perché? Sarà perfetto, credimi. Convincilo e vedrai che ci sarà la fila. Vorremmo che tu fossi uno dei baciatori di quest'anno. No. Tu non fai beneficenza? Ti parlo, la sto facendo. Ehi! Ho già inviato delle domande alla Tufts, al Boston College e ad Harvard. Magnifico! Ma che cavolo! Devi chiederti se valga la pena cambiare tutti i tuoi piani per lui. Amo questa città. Io questa ragazza. Credi che siate fatti l'uno per l'altra? Ho sempre creduto di sì. Scusa se ho dimenticato il cellulare a casa. Chi c'era con te? Ero coi ragazzi. Senti, devi fidarti di me. Se io trovassi una ragazza simpatica, intelligente, coi miei stessi interessi, non la lascerei mai. Non appena inizio a comprendere una cosa. Qualcosa o qualcuno cambia e tutto si mette nuovamente in discussione. Elle! Oh, cavolo.